bandiere esposte a mezz'asta, a Valparaiso, Santiago, Antofagasta, per Salvador Allende. Hanno paura di ricordare che un vero presidente popolare muore ma non s'arrende, per chi è vissuto e morì con coraggio non ci si attende un omaggio, da quelli che son vissuti e più tardi dovran morire da codardi. Niente uniformi, né generali, né nobildonne, né autorità ufficiali, di fianco al tuo sudario. Per chi t'ha ucciso non conta niente la morte di un compagno presidente morto da proletario. I traditori si sono già accorti d'esser più morti dei morti. Anche da vivi a costoro è concesso d'esser carogne lo stesso. Nessun cannone ti ha tributato, sparando a salve l'ultimo commiato, andando al cimitero. Nixon non spreca inutilmente le munizioni per un presidente morto da guerrigliero. Ogni suo colpo lo deve serbare per chi ti vuol vendicare. Chi c'ha la forza ma non la ragione si affida solo al cannone. Ma mille a mille si sono mosse in tutto il mondo le bandiere rosse per te compagno Allende. Si sono mosse per ricordare che solo un presidente popolare muore ma non s'arrende. È stato il popolo a darti in omaggio questo tuo grande coraggio, questo coraggio che tu ora da morto rendi al tuo popolo insorto. Chi ti ha voluto rendere gli onori sono milioni di lavoratori, di rivoluzionari, perché è un esempio ormai leggendario che un presidente muoia proletario tra gli altri proletari. Ma dietro ad un proletario ammazzato c'è tutto il proletariato, c'è tutto il proletariato che aspetta di compier la sua vendetta. E quei fucili che hanno voluto renderti ancora l'ultimo saluto entrando al cimitero sono stati i primi che hanno indicato come seguir l'esempio che tu hai dato, compagno guerrigliero. Ora la forza ce l'ha un traditore, ma il socialismo non muore. Esso è bello.